Lo IAI ha appena lanciato un nuovo progetto sulla Turchia assieme all'Istanbul Policy Center turco e la Mercator Foundation, la fondazione tedesca. Questo progetto che mira ad analizzare i rapporti tra Turchia e Unione Europea in un momento di crisi per entrambi i paesi. C'è una crisi del processo di adesione stesso ed è una crisi che è intollerabile sia per la Turchia che per l'Unione Europea, per lo meno tre motivi. In primo luogo l'economia. Come sappiamo, l'Europa è in una crisi profonda. L'economia turca invece è un'economia estremamente dinamica, con un tasso di crescita di una media del 6% nell'ultimo decennio. Detto questo, la Turchia sta soffrendo l'impatto della crisi dell'Eurozona ed è quindi importante cercare di recuperare i rapporti tra i due paesi. In secondo luogo, la democrazia. Attraverso il processo di adesione, la Turchia negli ultimi 10 anni ha iniziato un processo di riforma importante, un processo che però adesso è in una fase di stallo per motivi interni alla Turchia, ma anche dovuto al mancato incentivo che proviene da Bruxelles. E quindi è importante cercare di ricostituire un rapporto, una dinamica politica virtuosa tra le due entità. E infine, terzo luogo, abbiamo appunto la politica estera. Come sappiamo, il vicinato tra la Turchia e l'Unione Europea è un vicinato che sta attraversando un periodo di transizione acuta, appunto basta pensare a quello che sta avvenendo nel contesto delle primavere arabe, e che quindi ricostituire una forma di cooperazione tra Turchia e Unione Europea nell'ambito della politica estera è essenziale.